Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Siria, Davutoğlu chiede un faccia a faccia con i russi. Germania, il Bundestag approva l'intervento militare in Siria. Il Censis, l'Italia in letargo collettivo. Resta alta la tensione tra Russia e Turchia. Il premier turco Ahmet Davutoğlu ha chiesto al presidente Putin di affrontare faccia a faccia la questione dell'abbattimento del jet russo sul confine siriano. Ieri Davutoğlu aveva detto di non avere sentimenti negativi nei confronti del popolo russo. Turchi e russi, aveva sottolineato, sono due grandi popoli che hanno segnato la storia dell'Europa e dell'Asia. Il Bundestag tedesco ha approvato ad ampia maggioranza l'intervento militare in Siria contro l'ISIS. Berlino invierà una fregata per proteggere la portaerei francese Charles de Gaulle e anche sei aerei da ricognizione Tornado. Sale intanto l'allerta in Gran Bretagna, l'intelligence mette in guardia su possibili attacchi dopo i primi raid inglesi contro l'ISIS, ma non è chiaro quando gli attacchi possano essere imminenti. L'Italia è ferma, immersa in un letargo esistenziale collettivo. La politica tenta di trasmettere coinvolgimento e vitalità di corpo sociale, ma non ci riesce, emerge dal rapporto Censis. Il risparmio, inoltre, ha fatto da scialuppa di salvataggio nella crisi e le nuove spese tornano ad andare verso il mattone e i beni durevoli e crescono le diseguaglianze. Traffico in tilt a Roma per lo sciopero dei trasporti, ma nella capitale oggi è anche giornata di targhe alterne. Il Campidoglio ha disposto, poiché resta alto il livello di smog in città, il blocco delle auto più inquinanti. Il mix sciopero del trasporto pubblico e targhe alterne ha mandato su tutte le furie romane, alle prese oggi con un vero e proprio venerdì nero. Il pluricampione olimpico Michael Phelps vince 200 misti ai campionati assoluti invernali statunitensi di nuoto, chiudendo col tempo di 1:57.61. Nonostante la non partecipazione mondiale di Kazan, Phelps, 18 medaglie olimpiche in carriera, è nominato nuotatore dell'anno e ora alla ricerca di una rivincita dopo la brutta vicenda della sospensione decisa dalla Federnuoto americana per una vicenda di guida in stato di ebbrezza.